Ma siamo già in onda! Ciao bambini, ciao bambine! E quanto sono contento di essere di nuovo qui anche quest'anno per giocare e divertirmi con voi! Ah, sono veramente, veramente contento. E vedo e credo che siate già in molti a vedermi. E dovete provare a telefonare, eh? Se volete parlare con me dalla casa di Babbo Natale e volete giocare con me, dovete fare questo numero di telefono: 0721 86 14 33. E poi riuscirete a parlare e a giocare con me. E come dicevo una volta lo dicevo, adesso non lo dico più, no, lo dico anche adesso. Quando parlerete con me potrete cantare una canzoncina, potrete recitare una poesia di Natale, potrete fare gli auguri a tutte le persone che volete bene. E questo è importante, perché al Natale ci si vuole più bene e quindi ci si fanno gli auguri di tante, tante belle, belle cose. Allora, se c'è già qualcuno di voi che vuole cominciare a telefonare per parlare con me, deve fare il numero che ho detto prima, 0721 14, cioè 86 14 33. L'anno scorso c'è stato un sacco di bambini che hanno telefonato, bambine e bambine, più grandi, più piccoli, che andavano alle scuole elementari, e c'era chi è che andava all'asilo, c'erano... mi è sembrato di sentire un telefono. È vero, sta suonando il telefono. Adesso sentiamo chi è. Pronto? Ciao! Oh, ciao! Che bella voce squillante che hai! Come ti chiami? Alice! Alice! Che bellissimo nome, Alice! Quanti anni hai, Alice? 5. 5 anni! Ma te già vai a scuola o vai ancora all'asilo? Vado ancora all'asilo e faccio l'ultimo anno. Ah, l'ultimo anno di asilo! Brava, brava! Sarai promossa, sì! Non c'hai l'esame tanto per andare alle elementari, è vero? E ascolta, Alice, da dove chiami tu? A San Costanzo. San Costanzo? E dove rimane San Costanzo? Al mare, sulle colline oppure in montagna? Sulle colline. Sulle colline. C'è già la neve? Fa freddo da te? È il mezzo della polenta. Ah, dove fanno la polenta? Quella è buona la polenta, eh? E tu la mangi, la mangi? Sì. Sì, ma quando la fanno? C'è anche stasera. Se io vengo su, la trovo la polenta? La fa nonna. Ah, la fa nonna. Allora c'è sicuro la polenta. Allora dopo, se riesco, vengo su. Lasciamene un piattino. Io mangio, sono grosso, ma mangio poco. Il posto c'è poi. Come? Il posto c'è. Il posto c'è, bravo, d'accordo. Lasciami un piattino e anche una sedia. Ascolta, Alice, tu vuoi fare un giochino con Babbo Natale? Sì. E che giochino vuoi fare? No, non lo so nemmeno io, quelli che ci sono. Adesso c'è Fanno TV che ci pensa. Adesso tra un po' vedrai sopra lo schermo un giochino che faremo insieme, eh? Io te lo spiego e tu... Ma ascolta, dice, tu c'hai fratelli, sorelle? Io ho un fratellino che ha un anno che si chiama Nicola. Bellissimo, Nicola che ha un solo anno. Bello questo, molto bello. Senti un'altra cosa, oltre ad avere un fratellino, che questo è molto bello, tu per esempio per Natale farai il presepio o l'albero? Sì, faccio il presepe e l'albero. Ah, tutti e due? Sì. Bene, bene, bene. E lo fai da sola o c'è qualcuno che ti aiuta? Babbo e mamma mi aiutano. Ah, ecco, con babbo e mamma. Bene, 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 sono molto contento. Adesso vediamo. Vedi che già ci ha messo il giochino. C'è una fotografia. Riesci a capire che cos'è? È una bicicletta. Ma sei stata bravissima, è una bicicletta. Io, a me, sai cosa mi sembrava? Mi sembrava la ruota di un mulino, invece è una bicicletta. Brava, Alice, che hai indovinato. Sei stata proprio brava.
Ascolta un'altra cosa. A chi vuoi fare gli auguri tu? Al Natale. Al Natale? Sì. Chi è? Una persona che abita vicino a casa tua che si chiama Natale? No. No. No, no, no. E quindi a chi li vuoi fare? Solo a Natale gli auguri? No, a tutti quelli che mi conosco e che li voglio tanto bene. Bravissima, bravissima, bravissima. Ah, ecco, allora, quindi anch'io adesso ti faccio tanti auguri di Buon Natale a te, a tutte le persone che ti conoscono e che ti vogliono bene e che anche tu sono sicuro che gli vorrai molto, molto bene. Ok, Alice, ti saluto. Ci vediamo. Grazie, un abbraccione. Grazie, grazie. E mi raccomando, la notte di Natale, lasciami un biscottino e un pochino di latte sul tavolino, perché io quando vengo con le renne a portarti i regali, può darsi che ho fame e che ho sete. Quindi se tu mi lasci qualcosa, io sono molto contento. Va bene? Sì. Ok. Ciao Alice. Ciao. Buon Natale. Ciao, ciao. Ah, la prima telefonata che era di Alice da San Costanzo. Ah, è stata. E poi mi ha detto che c'ha un fratellino di un anno. È piccolo, piccolo, piccolo. E lui ancora non poteva parlare al telefono con me, ma sarebbe molto piaciuto. E anche lui, sono convinto che sarebbe stato contento di parlare con me. Però piccolino com'è, mi sa che è un po' difficile. Va bene. Allora. Facciamo così, nell'attesa che qualche altro bimbo ci chiami, che cosa vi posso raccontare? Vi posso raccontare, adesso guardiamo, dove l'avevo messa? Ce l'avevo qui, vi posso leggere. Oddio, 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 non la trovo più, non la trovo più. Questo le fo... Ah, oddio, non la trovo più, non la trovo più. Va bene, sarà per un'altra volta. Ma sento che sta per arrivare un'altra telefonata. Sentiamo se è un bambino o una bambina. Pronto? Pronto? Non c'è nessuno? Pronto. Pronto. Ciao. Come ti chiami? Sebastiano Stramaglia. Come ti chiami? Non ho capito. Sebastiano Stramaglia. Sebastiano? Sì. Bene. E da dove chiami, Sebastiano? Di dove sei? In che città abiti? A Fano. A Fano. E te vai a scuola o vai all'asilo? Sì. Che classe Vado fai? Vado a scuola. Vai a scuola. All'asilo. Ah, e quanti anni hai? 4, quasi 5. 4, quasi 5, questo è importante, quasi 5, questo è molto importante. E volevo dirti una cosa. Il 4 dicembre è il mio compleanno. Ah, quindi è fra pochi giorni, quindi anche auguri di buon compleanno. È giusto? Grazie. Prego, prego. Ma farai anche la torta con le candeline? Sì. Sì. Me le lasci una fettina anche a me di torta? Sì. Bene, bene. Allora, se ce la faccio, vengo a casa tua a mangiare la torta. Se no, sai cosa fai? Me la metti nel frigorifero e me la lasci per la notte di Natale, che quando vengo a portarti i regali, mangio anche la fetta di torta di Sebastiano. Ok. Va bene. Sebastiano, tu c'hai degli animali a casa? Beh, a casa di mia nonna sì. E che animale c'hai? Beh, un cane. Un cane? È grosso? Un gatto e un cane. Un gatto e un cane? Sì. Sì. E come si chiamano? Uno Spuni, uno Pepe. Ah, e chi è Pepe? È un cane. È un cane. E l'altro non ho capito bene, me lo puoi ripetere il nome? Spuni. Spuni? Sì. Ah, bene. Ma tu ci giochi, gli vuoi bene? Sì. Ah, Pepe, bene. Pepe ha un po' paura di lui. Perché hai paura di lui? È un po' bruttetto. È un po'? Un po' bruttetto, È brutto? No. Ho detto un po' bruttetto, ah, no, tanto po', brutto. Un po', non tutto. Ah, ah, ah.
ho capito, ho capito. E ascolta una cosa, all'asilo tu quante maestre c'hai o maestri c'hai? Beh, il maestro Enrico, sì? E la maestra Erika. Ah, ce n'hai due quindi? Sì. Ah, bene, ti piace? Anche Alison. E ti piace a te andare all'asilo? Sì. Sì, ma il prossimo anno andrai a scuola, è vero? Sì. La scuola primaria. La scuola primaria, benissimo, perché si comincia sempre dal numero uno, si comincia piano piano e poi più diventi grande e più la scuola diventa difficile. Sebastiano, vuoi fare un giochino con me? Vuoi fare un giochino? Sì. Sì, guarda, devi stare molto attento, ma io sono sicuro che te ce la farai a indovinarlo. Guarda, questo è un indovinello, lo leggiamo insieme. Poi casomai, chi c'è vicino a te? C'è la mamma, la nonna, chi c'è? Nonna. Eventualmente ti fai aiutare anche da nonna, se c'è bisogno, ma sono sicuro che te non hai bisogno. Allora, l'indovinello dice così: sono colorato e porto fortuna. Mi faccio vedere con il sole, ma dopo la pioggia. Aspetta, ho letto molto male. Sono colorato e porto fortuna. Mi faccio vedere con il sole, ma dopo la pioggia. Che cos'è? L'arcobaleno. Bravissimo Sebastiano, lo sapevo che avresti indovinato. Difatti l'arcobaleno è molto colorato e viene dopo della pioggia, che con i raggi del sole si vedono questo arco molto grande nel cielo e che è tutto colorato. Bravo Sebastiano. Lo sai che io ho il calendario dell'avvento e c'è anche un disegno che è il disegno di Babbo Natale? Ah, benissimo, benissimo. Il calendario dell'avvento. Perché adesso siamo nell'avvento, è giusto? Sì, è giusto, è giusto. Sì. Bene, allora. Lo apro domani. Come? Lo apro domani. Ah, lo apri domani, perché sì, difatti si comincia il primo di dicembre, giusto? Sì. Bene. Adesso puoi fare gli auguri a tutte le persone che vuoi tu. A chi vuoi fare gli auguri? A tutte le persone che voglio bene. Chi sono queste persone che vuoi bene? Beh. I zii, ai nonni, sì. Alle mamme. Alle mamme. E anche i bambini. Anche i genitori. Anche ai tuoi genitori, perché hai detto le mamme, ma Sebastiano quante mamme c'ha? Le mamme? Una. Una, ce n'è sempre una. Ti hai detto le mamme, dico quanto saranno queste mamme? Invece le mamme, intendi tutte le mamme anche degli altri bambini. Bravo, sei stato molto bravo. Ok Sebastiano, io adesso ti saluto. E mi raccomando, ti faccio tanti auguri di Buon Natale e mi raccomando, lascia la porta un pochino aperta la notte di Natale, perché io quando arrivo almeno faccio prima e anche a te chiedo un biscottino. Ma devi fare piano perché mia madre e mio padre non sanno che viene Babbo Natale. Ah, ecco, loro e non lo... E entra dentro casa. Va devi bene, fare va... piano che... Che se apre il frigorifero basta che non devono sapere niente. Va bene, adesso me lo segno. Allora, Sebastiano, faccio anche la rima. Sebastiano, faccio piano. In modo che il babbo e la mamma non si accorgono di niente loro. Il regalo è per te, hai ragione. Ciao Sebastiano, buon Natale. Ciao. Ciao, ci vediamo la notte di Natale. Cioè, io vengo a casa tua, però non ci vediamo la notte di Natale. Ciao. Ciao, ciao, ciao! Ah, Sebastiano, che c'è un cane che si chiama Pepe, però ha detto che a lui non gli piace molto il cagnolino che si chiama Pepe, però gli vuole bene lo stesso, gli vuole bene. E ha detto che la sera di Natale, quando gli vado a portare i regali, non devo fare tanto rumore, perché sennò i genitori si accorgono. Perché il regalo è solo per lui, è giusto. E ha fatto anche gli auguri a tutte le mamme e a tutti i bimbi del mondo. È stato molto bravo e molto generoso. Bravo Sebastiano, bravo Sebastiano.
Allora, questa è la campanella che serve per chiamare le telefonate. Io più la suono e più telefonate arrivano. Adesso vediamo se è vero, eh? Visto? Ha funzionato. Ho suonato la campanella, è arrivata la telefonata. Sentiamo chi è. Pronto? Pronto? Ciao! Ciao! Come ti chiami? Emma, ma c'hai un nome bellissimo, Emma. Quanti anni hai, Emma? Sette, quasi otto. Sette, quasi otto. Ma allora sei quasi una signorina. 8 anni, sei grande. E che classe fai? La terza. La terza? Ah, ma allora tu sai già scrivere e fare i conti molto molto bene, e sicuramente meglio di me, perché io non so fare tanto i conti e non sono molto bravo. E ascolta, quanti maestri c'hai nella terza classe che fai te? Cinque maestri? Apposta, io non so scrivere, io ce n'avevo uno solo. Ma te ti ricordi i nomi dei maestri e delle maestre? Sì. Me li puoi dire? Vediamo un po'. Il primo. Alessandra. Alessandra è una. Due. Magda. Magda, poi? Daniela. Daniela, e poi? Veronica. Veronica, e poi? Oddio. Luciana. Oh, perfetto, hai detto il nome di tutte e cinque. Benissimo, benissimo, queste sono le maestre di Emma. E sicuramente Emma con cinque maestre deve diventare brava, brava un bel po'. E senti una cosa, qual è la cosa che ti piace più di tutto di fare quando sei a scuola? Leggere. Leggere. E c'è qualche tipo di lettura che ti piace di più? Cosa leggi di più? I libri. Ti posso dire una poesia? Magari, sì, è quello che cercavo. Bene. Leggimi una poesia, oppure me la racconti se la sai a memoria, come vuoi te. Ti ascolto. Dell'autunno piano piano, cavalcando da lontano, sulla testa un gran cappello, foglie rosse nel mantello, sì. Portagrappoli e castagne, nuvolette alle montagne, nei vigneti gli stornelli, acque chiare nei ruscelli, nelle sacche più profonde, nebbie fredde. Nel freddo vi nasconder. E dai bimbi che son buoni, reca tanti ricchi doni. Fatto. Ah, bellissima, bellissima questa poesia sull'inverno. C'era proprio tutto. C'era il freddo, c'era le castagne, c'era proprio tutto. È molto, molto, molto bella. E soprattutto tu l'hai letta molto, molto bene. E difatti si vede che tu hai detto che ti piace molto leggere. E questa è stata la dimostrazione. Bravissima, Emma. Un'altra cosa. Tu ce l'hai qualche animaletto in casa? No. Non ce l'hai? Non fa niente. E il presepio o l'albero di Natale lo farai? Sì. Benissimo. Lo fai da sola? No. No, chi ti aiuta? Nonno o nonna?
Mamma. Mamma, e fate il presepio e fate l'albero di Natale. Adesso, puoi fare gli auguri a tutte le persone che vuoi tu. Senza che, per esempio, alle maestre non c'è bisogno che ridici tutti i nomi, li abbiamo detti prima, e poi sono cinque, ci vuole un sacco di tempo, eh? Fai gli auguri a chi vuoi tu. A tutti la classe mia. Sì. E a mamma, papà e nonna. Benissimo, 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 Emma. Allora anche Babbo Natale fa tanti auguri a te, ai tuoi genitori, ai nonni e a tutti i compagni della tua... Ci mettiamo anche le maestre a questo punto, no? Va bene, ciao, ci vediamo la notte di Natale. Ti vengo a trovare per portarti i regali. Mi raccomando, eh? Ciao, ciao, buon Natale! Ciao! Ciao! Ciao ciao, adesso cari bambini, a furia di telefonare e di parlare, mi è venuta sete, bisogna che vado di là a bere un bicchiere d'acqua, però voi non andate via, eh? Io fra poco ritorno, eh? Ciao, ci vediamo fra poco, ciao ciao ciao, vado a bere un bicchiere d'acqua, ciao ciao. Ah, ho bevuto due bei bicchieri d'acqua e adesso sto molto molto meglio, mi sono rinfrescato e adesso tramite Fano TV, cari bambini e bambine, voi potete entrare nella casa di Babbo Natale. Avete visto quanto è bella? C'ho da questa parte c'ho il fuoco, qui dietro c'ho l'albero di Natale, qua davanti un altro albero di Natale piccolino piccolino, c'ho la stella di Natale, cioè le palline da mettere nell'albero di Natale, è tutto di Natale e c'è anche Babbo Natale, eh? Voi, se volete parlare con me dalla casa di Babbo Natale, dovete fare solo una cosa, chiamare lo 0721 86 14 33 e potrete parlare con me, fare gli auguri, recitare una poesia, come ha fatto Emma prima. Prima c'è stata una bimba che si chiama Emma e che ha recitato una bellissima poesia sul Natale e sull'inverno. È stata molto, 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 molto brava. Quindi anche voi bambini, se avete una canzoncina di Natale o avete una poesia di Natale che la volete leggere o la volete cantare, quando chiamate, basta che me lo dite e lo potrete fare. Così vi sentiranno tutti gli altri bambini e le altre persone che in questo momento stanno guardando Fano TV, canale 17 per tutta la regione delle Marche. Ok, adesso stiamo in attesa che magari qualche bambino telefoni. Mi sembrava... Ah, sì, suona il telefono, suona il telefono. Pronto? 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 Pronto, ciao. Ciao. Come ti chiami? Ti voglio bene. Come ti chiami? Elisa. Elisa, benissimo Elisa. E da dove chiami Elisa? Abito a Monte Giorgio. A Monte Giorgio? Ma dov'è Monte Giorgio? In provincia di... Ho 5 anni. Ah, c'hai 5 anni. Ma quindi a 5 anni a Monte Giorgio cosa si fa? Si va all'asilo o si è... Dimmi un po'. Si va a scuola e si va a Polo Nord. Al Polo Nord. Quindi vieni a casa mia. Fa freddo lì da te. Eh sì, però io vedi, c'ho il camino acceso con il fuoco. Anch'io ce l'ho. Ah sì? Benissimo. Sì. Ma è acceso adesso? È vero. No, si è quasi spento. Oh, capito. Invece il mio, perché qua su al Polo Nord è molto freddo, io bisogna è che caldo. Lo... caldo, io ti ho fatto una pallina. Cosa? Perché? Quando vieni te la do. Va bene. Hai detto che c'hai una pallina? Sì. Sì, ed è colorata, è grossa, sì. È colorata. E quella sì, la... E con tutti i suoi dettagli,
ci sei pure tu. Ok. Se sbaglio, ti avanti i capelli gialli. Ok. Bene, bene. Ascolta, Elisa, tu ce l'hai un animaletto a casa? Sì. Sì, che animale c'hai? Un cane. Un cane? E come si chiama? Si chiama Mia. Come? E due gattini. È grosso? Sì. Sì? Io sono molto mangioni. Ah, ho capito, ho capito. Mia mamma, cos'è detto via? Non è uscito, tutto via. Ho capito, ho capito. E senti una cosa, Elisa, tu la conosci una canzoncina o una poesia di Natale? Sì. Sì? La vuoi dire o la vuoi cantare? Sì. Sì? Prova. Prima la canzoncina. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ah, bellissima, questa è una bellissima canzone di Natale, è una canzone molto, molto vecchia, ma è sempre molto, molto, molto bella. Ah, bene, 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 bene. Ascolta, Elisa, vogliamo fare un giochino? Sì! Sì! Vediamo cosa ci propone Fano TV. Adesso fra un po' vedrai, eccolo, le ricette di Nonna Lisa. Ah, questo è un gioco molto bello. Tu sai cucinare? Sai fare i dolci? Sì. Sì, allora questa le indovini di sicuro. Allora questa è una ricetta per fare la torta di zucca. Allora ci sono... Mia mamma sta a scuola, stava dentro l'insegnante. Dovresti parlare, Elisa, più forte perché non riesco a capirti sempre bene. Ok. Ok, vicino... Mia mamma... La mia mamma sta in classe, sta facendo la maestra. Non riesco a capire bene quello che dici, Elisa. Proviamo a fare il giochino. Adesso io ti leggo la ricetta. La mia mamma fa la maestra. Ah, la tua mamma fa la maestra? Sì. Oh, adesso sì che ho capito. Fa la maestra pure. Ok, perché io sono un po' pure su. Mia mamma ha fatto la maestra. Ho capito, ho capito. Vogliamo provare a rifare il giochino? Sì. Sì, adesso guarda. Allora, questa è la ricetta per fare la torta di zucca. Però in mezzo agli ingredienti c'è un ingrediente che non c'entra niente. Vogliamo vedere se ce la fai a indovinare? Allora, guarda. Per fare la torta di zucca ci vuole 500 g di polpa di zucca, 150 g di farina, 160 g di zucchero di tubo, 3 uova, 16 g di lievito per dolce, la cannella, noce moscata e la scorza d'arancia. Secondo te, qual è l'ingrediente che non c'entra niente in questa ricetta? La buccia! La buccia? Sì. No. La scorza d'arancio dici? Sì. Non è quella. Prova. Chi c'è? C'è anche qualcuno vicino a te che ti può aiutare? Allora, leggi bene. Nonna. Ecco, allora guarda. 500 g di polpa di zucca, è quella la torta di zucca, ci va di sicuro. Poi c'è la farina e c'è uno zucchero particolare, è uno zucchero di tubo. Che zucchero è di tubo? Io mi sa che non lo metto. Poi ci sono 3 uova, 16 grammi di lievito. E quindi secondo te qual è questo ingrediente che non va bene? È lo zucchero di tubo. Perché c'è lo zucchero quello bianco, che è chiamato zucchero semolato, e c'è lo zucchero di canna. Però non è di tubo, quindi l'ingrediente che non c'entrava niente in questa ricetta era lo zucchero di tubo, ma non fa niente, perché questo era un po' difficile a dire la verità, e se poi uno non fa i dolci tutti i giorni e non conosce bene queste cose, e non è facile indovinarla. Comunque sei stata molto brava perché hai cantato anche la canzoncina, quindi va tutto bene. Elisa, è arrivato il momento di fare gli auguri a tutte le persone che vuoi te. Quindi sì. A chi vuoi fare gli auguri per Natale?
alla torta mia condo, e sì. Poi mi canto Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way. Poi vuoi fare gli auguri ancora a qualcun altro? Sì. Sì, a chi? Dimmi. A Liam. Sì? A Liam. Poi? A Liam. Non riesco a capire quello che dici, mi dispiace Lisa. A Liam? Sì. Ah, chi è Liam? Forse non hai capito un po' bene. Liam! Liam! Sì! Sì! E chi è? È il mio compagnetto di scuola. Ah, il tuo compagnetto di scuola. Ma siete fidanzati, no? Sì! Sì, davvero? Sì. Ah, ma allora deve essere molto, molto bello! Sì, perché è biondo. Sì? Però ho due fidanzati. Ah, due fidanzati? Liam e Tommy. Addirittura! Brava! Quindi anche loro fanno gli auguri di Natale, giusto? Sì. Benissimo. E poi vuoi fare gli auguri a qualcun altro? Sì. E a chi? Ai miei vicini. Bene, poi? E poi anche ai francesi. Bene, allora se non hai più nessuno da fare gli auguri, anche Babbo Natale fa tanti auguri a te Elisa, a tutti, ai tuoi fidanzati, ai tuoi genitori, ai tuoi nonni e a tutte le persone che vuoi bene. Ciao, ci vediamo la notte di Natale quando verrò a portarti i regali. Io. Anche sì. Un unicorno di peluche me l'ha regalato il mio papà. Anche il tuo papà? Sì. Sì, benissimo. Va bene, brava. Ci vediamo. Ciao Elisa, ci vediamo Ciao. La notte di Natale quando verrò a portarti i regali. D'accordo? Ciao Elisa. Ciao. Ah, ho parlato con Elisa e ha detto che lei addirittura ha due fidanzati e gli ha voluto fare gli auguri tramite Babbo Natale e Fano TV. Bene, questo è stato molto 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 bello e molto interessante. Allora, adesso aspettiamo che arrivi qualche altro bambino. Ah, volevo dirvi anche un'altra cosa. Vi ho detto il numero di telefono che dovete fare, però io sarò collegato con Fano TV, con la casa di Babbo Natale, solo il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Quindi gli altri giorni potete anche telefonare, ma per prenotarvi eventualmente, ma non potrete parlare con me, perché è solo 3 giorni alla settimana. Quindi ripeto, lunedì, mercoledì e venerdì. Mi raccomando, segnateli. E c'è un'altra telefonata, un altro bimbo o un'altra bimba, sentiamo. Pronto? Rispondi, parla. Pronto? Pronto. Pronto, ciao, come ti chiami? Leonardo. Leonardo? E da dove chiami Leonardo? Da Pesaro. Da Pesaro. E dov'è Pesaro? In che regione è? Nelle Marche. Nelle Marche, bravissimo, bravissimo. Quanti anni c'hai, Leonardo? 5. 5 anni, benissimo, 5 anni. E a Pesaro c'è il mare, c'è la collina o c'è la montagna? C'è il mare. C'è il mare. E tu ci vai al mare? Sì, però adesso. Sì. Sì, ma no, non adesso, perché adesso fa freddo. Sì, però no adesso, perché è freddo. È vero, è vero, è vero. Ci vai d'estate, però. E cosa ti piace di fare al mare?
Mi piace fare i tuffi. I tuffi, oh, benissimo. Anche a me piace, quando è d'estate, da me il mare non c'è, c'è il lago, però mi piace fare i tuffi nel lago. E che classe fai tu? Che scuola fai? La materna. E quante maestre c'hai? Leonardo, due, benissimo. Ti sento poco, Leonardo. Dove sei? Sei andato via? Sei andato lontano dal telefono? Leonardo? No, sei lì. Bene. No, va bene, ho capito, adesso ho capito. Un'altra cosa, ma alla scuola materna, qual è la cosa che ti piace più di tutto di fare? Giocare con gli amici. Ah, giocare con gli amici. E qual è il gioco che ti piace di più da fare con gli amici? Giocare alla polizia. Che cosa? Non ho capito. Giocare alla polizia. Ah, va bene. Ascolta una cosa. Bene, allora, io, a dire la verità, hai urlato forte, non ho capito il gioco che ti piace fare di più. Qual è? Il gioco alla polizia. Alla polizia? Polizia! Ah, ho capito. E un'altra cosa, tu a casa farai il presepio o l'albero di Natale? Ho fatto il presepe. L'hai già fatto? Sì. E cosa sei messo nella capanna? Quali sono le figurine che vanno nella capanna? Me le sai dire? Chi ci va? Giuseppe e Maria, solo loro? O c'è anche qualcun altro? Il bue e l'asinello. E poi, quello più importante? Gesù, benissimo, perché il presepe serve appunto per ricordarci la venuta di Gesù sulla terra, è vero? Ok, Leonardo, ascolta, tu adesso puoi fare gli auguri a tutte le persone che vuoi bene, o comunque le persone che vuoi te. A chi vuoi fare gli auguri di Natale? Ai nonni, sì. alle mie zie, sì. Ai miei amici, sì. E ai genitori. Benissimo, allora anche io, Babbo Natale, ti fa tanti auguri a te, Leonardo, ai tuoi genitori, ai tuoi amici, e ai tuoi nonni e a tutti quanti, che possiate passare un Natale sereno. Va bene? Ciao, ci vediamo la notte di Natale, quando verrò a portarti i regali. Mi raccomando, non chiudere troppo la finestra o la porta, perché poi non faccio fatica ad entrare. Ciao Leonardo, ciao! Leonardo! E non c'è più Leonardo, è andato via, è andato a aprire la porta per quando arrivo io la notte di Natale a portargli i regali. Questo Leonardo è di Pesaro e ha detto che a Pesaro c'è il mare e a lui piace molto andare al mare e soprattutto gli piace fare i tuffi, però non adesso, perché adesso è freddo. Bisogna che al mare ci si va d'estate, quando è bello caldo, e ci si fa il bagno nel mare, perché almeno ci si rinfresca. Adesso sentiamo chi è che
telefona di nuovo, sicuramente un altro bimbo. Vediamo di dov'è, se è di Pesaro, se è di Fano, se è di dov'è. Pronto? Pronto? Pronto. Oh, ciao! Come ti chiami? Pronto. Pronto? Io sono pronto. Mi chiamo Sara Pizzichini. Sara, e io come mi chiamo? Babbo Natale. Perfetto, indovinata! Non hai vinto niente, non hai vinto niente. Dimmi, quanti anni hai tu? 9. 9 anni? 9 anni, Sara? Sei grande, che classe fai? La quarta elementare. La quarta elementare. E da dove chiami tu? Da dove chiami? Da Osimo Stazione. Osimo Stazione? Ho capito bene? Sì. Ma perché stazione? Perché ci passa il treno? Sì. Ci passa il treno? Sì. Ah, benissimo, benissimo. Sì, adesso mi ricordo che ci sono stato l'anno scorso. Sono stato l'anno scorso a casa tua a portarti i regali, è vero? Sì. Ah, ecco, infatti mi ricordo, Osimo Stazione è giù in basso dove ci passa anche il treno, mentre Osimo e basta, è più in alto nella collina, è vero? Sì. Oh, bene. Allora, Sara, vediamo un po', tu il presepio lo fai o lo farai? Sì. E l'albero di Natale? Sì. Bene. E con chi lo fai l'albero di Natale? Lo fai da sola? Con mamma e mio fratello. Ah, con mamma. Ma che hai un fratello? Come si chiama? Luca. È più grande o più piccolo? Sì. È più grande. È lì con te? Sì. Me lo puoi passare che lo saluto? Sì. Un attimo solo? Pronto, Luca? Pronto. Ciao. Come va? Bene, bene. Bene, bene. Quanti anni hai tu? Che classe 14. Fai? Primo superiore. Prima superiore? Oh, ma allora te sei un giovanottone oramai, sei grande. Bene, sì. Ciao, sì. Buon Natale. Ripassami Sara. Sì. Sara? Sì, eccomi. Eccomi, ciao. Sara, tu sai una canzoncina o una poesia di Natale? Che la vuoi cantare o dire? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ah, benissimo, benissimo, benissimo. Ma questa è una canzoncina che è in giro per tutto il mondo. Bene, bene, bene. Un'altra cosa. Adesso, se vuoi, puoi fare gli auguri a tutte le persone che ti vogliono bene o comunque che tu vuoi salutare e fargli gli auguri di Buon Natale. Puoi cominciare. Ai miei nonni. Sì. Di Fano. Sì, di Fano. I miei zii. Sì. Sì. E mio fratello. E tuo fratello, quello che ci abbiamo parlato prima, e Luca, giusto? Ok. Bene, allora anch'io, Babbo Natale, ti faccio tanti auguri a te, ai tuoi genitori, a tuo fratello e ai nonni. Ciao. Ciao Sara, ciao, ci vediamo la notte di Natale, ciao, ciao, ciao. Ah, abbiamo appena parlato con Sara, che ha un fratello un fratello più grande che fa la prima superiore e che si chiama Luca. E sapete da dove hanno chiamato? Da Osimo Stazione, quella di sotto, mentre Osimo è in alto, dove non c'hanno la testa. Quelli di Osimo dicono che non c'hanno la testa. E se voi andate in giro per Osimo, vedete tutte le persone senza testa. Così dicono, ma non è vero, è solo una leggenda. È una leggenda molto antica e che comunque gli abitanti di Osimo sono conosciuti come i senza testa. Questa è una cosa strana così che mi è ritornata in mente. Bene, c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì? Sì, ciao! Chi sei? Pronto? Francesco Zinesi. Francesco? E da dove chiami, Francesco? Da Ascoli Piceno.
Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, Ascoli Piceno, vai lontano Ascoli Piceno, eh? Ma io sono stato a casa tua l'anno scorso a portarti i regali? Sì, sì. Ah, aspetta, che adesso ci penso. Ah sì, Francesco, Francesco, mi ricordo di te, Ascoli Piceno, ma non stai proprio Ascoli, Ascoli Piceno, stai lì vicino, un paesino vicino. Castel di Lama, mi sono Castel sbagliato. Castel di Lama, e dov'è, sulle montagne? Sulle colline. Sulle colline, e ancora c'è già la neve sulla collina dove abiti te, Castel di Lama? No. Ancora no, e da me invece... Ancora no, no. Ah, ma di solito la fai in inverno la neve? Non ho capito, scusa. Ho detto, di solito a Castel di Lama dove abiti te, in inverno la fa la neve? Certe volte sì. Certe volte sì, e invece a casa mia la fa tutti gli anni, c'è sempre sotto la neve, difatti vedi, c'ho il camino sempre acceso, perché qui da me è freddo un bel po', eh? Non, se non c'hai il fuoco acceso non ci si sta. E che classe fai, Francesco? Seconda A. Seconda A. E quante maestre c'hai o maestri? Due, tre. Tre, due o tre? Quanti sono? Tre. Sono tre maestre o c'è anche un maestro? Solo maestre. Solo maestre. E qual è la cosa che ti piace di più fare a scuola? Scrivere. Scrivere. E che cosa scrivi? Canzoni di Natale. Ah, ecco, ho capito. Ma senti una cosa, tu una poesia di Natale la sai o una canzoncina? Sì. E la vuoi cantare? Sì. Sì, prova un po'. Jingle bells, jingle bells, in a wonderful world. Oh, what fun it is to walk on a wonderful world. Bravissimo, sai anche le lingue tu, l'hai cantata tutta in inglese, ma voi lì a Castel di Lama non parlate l'inglese, parlate l'italiano, sì? Sì. Ah, ecco. Allora, Francesco, adesso facciamo un giochino, vuoi fare il giochino con Babbo Natale? Sì. Sì, adesso vediamo che cosa ci mandano, fanno TV, che cosa ci fa vedere e proviamo a fare il giochino insieme. E sono... Allora, indovinello, che non è proprio un indovinello, però ci deve pensare un po'. Devi dirmi il nome di tre strumenti musicali. Allora, il primo. Chitarra. La chitarra, poi? Tastiera. La tastiera e poi? Violino. Il violino. E tu suoni qualche strumento? Sì, la chitarra. Suoni la chitarra, apposta, ha risposto proprio bene, ma sei stato bravissimo. Mio bene. Fratello ha la tastiera. Ah, quindi c'avete un'orchestra dentro casa, un complessino. Sì. Sì, e tu canti anche? No. No, non tanto. Va bene. Allora, Francesco, adesso puoi fare gli auguri a tutte le persone che vuoi tu. Mia madre, mio padre, mio fratello e te. E anche a me. Benissimo. E non è nonno. E chi? Non ho capito l'ultimo. E mia nonna e mia nonna. Ah, anche i nonni, bene. Allora, anche Babbo Natale, Francesco, ti fa tanti auguri di Buon Natale a te, ai tuoi genitori, ai tuoi nonni e a tutte le persone che vuoi bene. Quindi grazie. Adesso, prego, ti saluto e ti do appuntamento alla notte di Natale e verrò a portarti i regali. Qual è il regalo che ti piacerebbe avere, quello che ti piace più di... Per Natale vorrei... Una bicicletta. Una bicicletta.
bello la bicicletta per andare in giro per il paese a, a Castel di Lama. Bene, 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 bene. Ti lasci biscotti e tanto latte. Benissimo, questo mi piace perché io di solito quando giro di notte, il latte però deve essere un po' tiepido, no, non caldo, 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 e due biscotti perché io sono... sono vecchio, mi comincio a stancare, okay. E quindi ho bisogno di mangiare e di bere qualcosa. Francesco, ciao, ti saluto e ti porterò una bellissima... Buona serata. Ciao, grazie, ti porterò una bellissima bicicletta. Ciao, ciao Francesco. Ciao. Ah. Abbiamo parlato con Francesco che è un musicista, lui suona la chitarra, il fratello suona la tastiera e fanno già i due fratelli fanno un complessino da soli. Sono sicuro che si divertono molto a cantare le canzoni e a fare la musica. E la musica è molto importante da imparare perché tiene allegria ed è bella, ed è bella, ed è bella. Un bellissimo passatempo. Allora, cari bambini e care bambine di Fano TV, il tempo purtroppo è scaduto, ma se voi telefonate allo 0721 86 14 33, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, potrete parlare con la casa di Babbo Natale. Quindi io adesso non mi rimane che salutarvi e anche quelli che non hanno telefonato, tanti auguri di Buon Natale. Ciao, 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 ciao e ci rivediamo mercoledì prossimo, sempre alle 6, alle 18.30, minuto più, minuto meno. Ciao bambini, ciao bambine, arrivederci, ciao, ciao, ciao.